invece bloccano la nostra strada. Ma io devo tornare a casa da My Mommy. Hi, friends. Hey, è mio cugino Diego. Hi, cousin. Hi, sirena Dora. Io sono Boots, la scimmia di mare. Fantastico! Avete incontrato una sirena? Yes, lei è Maribel. La stiamo riportando a casa da sua madre alla Baia delle Sirene. Voglio solo stare with my mommy. Ah, sì, una piccola sirena dovrebbe stare con her mommy. Sì, ma purtroppo la strada è bloccata. Diego, ci serve qualcosa di molto grande e forte per farci strada tra le rocce. Ho appena visto passare un gruppo di balene. Le balene sono grandi e forti. Possiamo chiamarne una per aiutarci a spingere via le rocce. Good idea, Diego! Aiutaci a chiamare la balena. Di... Aua! Di nuovo! Aua! Funziona! Ancora più forte! Aua! Aua! Guarda, ecco, è arrivata la balena! Grazie per l'aiuto! Hi, Whale! Dobbiamo attraversare le rocce per portare Maribel a casa dalla sua mami! I can help! So io cosa fare! Posso spingere le rocce con la mia coda! All on board, my friends! Aiutiamo la balena a spingere le rocce con la sua coda. Forza, metti le braccia a forma di coda di balena. Adesso muovi le mani su e giù. Muovi, muovi, muovi! Il passaggio è già libero. Dai, facciamolo di nuovo. Metti le braccia a forma di coda di balena e muovile su e giù. Muovi, muovi, muovi! E adesso il passaggio è libero. Wonderful! Whee! 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 Abbiamo superato le rocce dell'oceano! Sei stata brava, balena! Thank you very much, whale! Diego, ti ringrazio per l'aiuto! Buona fortuna per il ritorno a casa, Maribel! Goodbye! Siamo arrivati alla Baia delle Sirene! Ma dov'è finita My Mommy? Non riesco a vederla! Maribel, alla tua mamma piace sentirti cantare. Perché non canti la canzone delle sirene per chiamarla? Oh, posso tentare! Cantar ci fa felici, ci fa sentire uniti fino in fondo al cuore. E questo è magico. Quando cantiamo insieme, ci illuminiamo dentro. Guarda, stanno arrivando le sirene! Canta, canta, canta in ogni momento. Sing, 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 e vedrai sarà stupendo. Sing, sing, sing. Sing, sing, sing. Di nuovo! Sing, sing, sing. Sing, sing, sing. Piccola mia? Dentro. Molto, molto freddo! Dobbiamo attraversarlo velocemente! Fast, 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 fast! Butterfly, wait for us! Dora, si è addormentata e sta cadendo, sta cadendo! Io posso aiutarla! Ehi, sta arrivando qualcuno! Tu sai chi è? Certo, è Diego! E Baby il giaguaro! L'ho presa, Dora! Diego, Diego!
prego, Butterfly ci vuole portare al ballo delle farfalle. Stava volando all'interno del tunnel, ma si è addormentata. Perché fa molto freddo qui dentro, Boots. Le farfalle non riescono a volare quando fa freddo, si addormentano. Oh, Diego, tu sai dirci come possiamo riscaldarla? Certo, se soffieremo tutti insieme sulle ali di Butterfly, la scalderemo e a quel punto si sveglierà e potrà volare. Vuoi aiutarci anche tu a soffiare con noi per scaldare Butterfly? Fantastico! Forza, soffiamo tutti quanti! Soffia, 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 soffia! Sì, ha funzionato! Si è svegliata! Ciao, Butterfly! Lui è Diego. Ci ha aiutati a scaldarti. Butterfly, are you okay? Yes, yes! Thank you very, very, very much! Sono felice che ora tu stia meglio. Let's go! Look! Ecco il ballo delle farfalle! Ecco il ballo delle farfalle! E guardate! I nostri amici sono già qui! Anche loro vogliono partecipare al ballo! Ma la festa è troppo in alto! Come facciamo ad arrivarci? Rawr, rawr. Come, come, come? Io so come farlo, Dora! Dobbiamo chiamare tutte le mie amiche e dir loro che siamo qui! Sì, sì! Coraggio, a questo punto dobbiamo chiamare le farfalle in italiano e in inglese. Devi dire farfalle! Butterflies! Di nuovo! Farfalle! Butterflies! Ci hanno sentito! Guardate, stanno spostando le nuvole per portarci al ballo! Una scala di nuvole, che bello! Butterfly, ce l'hai fatta! Fantastico! Appena in tempo! Sei Let's qui! Let's go, Butterfly! Sì! Welcome, my friends! Benvenuti al ballo delle farfalle! Adesso ognuno di voi può scegliere il tipo di ali che più desidera. Io vorrei le ali di una farfalla! Oh, anch'io, anch'io! Io vorrei le ali di una lucciola! E io desidererei quelle di una libellula! Che tipo di ali vorresti ricevere tu? Oh, bene! Very good! Ascoltami bene, quando vedrai la polvere magica nell'aria, agita le braccia così e riceverai le tue ali! Sei pronto? Adesso! Agita le braccia! Forza, forza, forza! Più veloce! Agita, agita, agita! Continua ad agitarle! Forza, 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 forza! Così siamo qui, come delle stelle, abbiamo le ali! Per il ballo delle farfalle! Andiamo a provarle! Noi voliamo! Noi voliamo! Guardate, tutti hanno le ali! Guarda, una cascata c'è, ma l'acqua in alto va! Del pane burro cresce da una tazza, come fa? Qui c'è chi gioca a baseball, strike! E chi si annoia un po'. Non ho mai visto un mobiletto disegnare, no. Questo è il paese, il paese delle meraviglie. Un cavallo rauco, una meraviglia. Quante meraviglie tu puoi trovare qui. Wow! I fiori danno baci e i gelati fan così. No! C'è un albero che abbaia, wow! E un anello squilla
qui. Pronto? Se tutto è strano intorno a te, adesso sai perché. Questo è il paese. È il paese. Essere nel paese delle meraviglie. Anche a me, caro Boots. Ma siamo venuti qui per trovare i gattini e riportarli a casa, giusto? Giusto. Chissà che fine hanno fatto. Miau. Oh, miau. The kittens. I gattini. Tu per caso riesci a vederli? Dove? Yes, there they are. Stanno inseguendo quel coniglio. Coniglio? Coniglio, aspetta! Oh no, vanno via! Let's go! Wow, quel coniglio ha davvero una gran fretta, Dora! Hai proprio ragione! È tardi, è tardi! Di questo passo già lo so che in tempo non arriverò! Ma dimmi tu come farò! Di qua si va o lì? Chissà! Oh no, devo andare! È tardi ormai! Presto, non è, ho mal di testa, perché? Sempre forza, correre! È tardi ormai, ho qui tartine da portar, così la festa può iniziare. Ma c'è un fante che però le vuol rubar. Ce la farò, se correrò, certo non dovrò fermarmi giammai. Quella festa non mi aspetta, questo è quanto, quindi ho fretta, terrò il passo di un ghepardo, così non sarò in ritardo. Ehi, santo cielo, è tardi ormai! Corri, Boots! Il coniglio sta andando a ricevimento della regina! Aspetta, coniglio! Oh, no, 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 no! Le tartine alle fragole devo consegnare prima che il fante di cuori le venga a rubare! Che aspetto ha il fante di cuori? È Swiper, certo! Miau! Miau, miau, miau! Sono entrati tutti nella tana del coniglio! Non credo che passeremo in questo buco, Dora. Oh. Ma dobbiamo riprendere i nostri gattini. Dobbiamo assolutamente trovare un altro modo per arrivare al ricevimento della regina e prendere i nostri gattini. Mi scusi, signore? Sì? Ci chiedevamo se potesse... Se potessi darvi un cappello? Beh, veramente non ci serve un... Ma certo che sì! Chi non desidera un bel cappello da mettersi in testa? Beh, siete venuti nel posto giusto! Ecco, mille cappelli, voilà! Ti basta dirmi quale ed uno si troverà! Avanti, provali adesso! Cosa vuoi di più? Quale ti piace? Devi dirmelo tu! Sì! Ora forza, scegli su! Wow, guarda quanti cappelli! Eh sì! Indossa questi qui! Sa spegnere il fuoco! Chi sembriamo? Giusto, pompieri! Chi indossa questi qui mantiene l'ordine! Oh sì! Chi sembriamo? Sì, poliziotti! Guardate un po', questi sì che sono speciali! Chi sembriamo? Pagliacci, very good! C'è un cappello per l'oceano e uno per lo spazio. Se volete un cappello, non serve un negozio. Dalla pioggia questo può riparar. Con quest'altro un bel trenino puoi guidar. C'è il rosso e poi anche bianco e blu. Forza adesso scegliere uno anche tu. Avanti, metti un bel cappello su. Sì! Come osi? Dimmi subito il tuo nome. Mi chiamo Dora, vostra maestà. Oh, e questo chi è? E per quale motivo indossa quegli stivali? È Boots, e lui indossa sempre gli stivali. Io adoro i miei stivali. Non mi piacciono, tagliategli gli stivali. Oh, no! Ho detto no! La ragazza ha detto di no! She said not to the queen. Nessuno ha mai detto di no alla regina. Tagliatele lo zainetto! Miau, miau, miau! Guarda, Dora, sono i gattini! Gattini! Vostra maestà! Vostra maestà! Sono qui! E guardate che cosa vi ho portato! Le
mie tartine, le mie deliziose tartine alle fragole. Adoro, adoro queste tartine e sono tutte per me. Perché la regina non offre le sue tartine? La regina non le ha mai offerte. Oh, oh, sembra proprio... Il fante di cuori cercherà di rubare le mie tartine migliori. Presto, scimmia, dagli subito i tuoi stivali. Cappellaio, dagli i tuoi cappelli. Oh, Dora, dagli il tuo zainetto. E i gattini, può prendere i gattini? Miau! No! Oh, l'ha detto di nuovo! Quindi nessuno proteggerà le nostre amate cose? Lo fermerò io! Coraggio, devi dire Swiper, non rubare! Ripeti insieme a noi! Swiper, non rubare! Swiper, non rubare! Swiper, non rubare! Accidenti! Sì! 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 Yuhu! Evviva! La ragazza ha fermato il fante di cuori! Ha salvato i miei cappelli! E i miei stivali! E la mia cannuccia! Dora dovrebbe essere la regina! Sì, infatti, ci ha protetti! Vogliamo che sia Dora la regina! Yes, Dora! Dora! Ma lei non ha la corona! Come può essere la regina? Una corona? Una corona? È facile! Ho io la corona per la ragazza! La regina Dora! Queen Dora! La regina Dora! Queen Dora! La regina Dora! Queen Dora! Wait! Grazie per avermi dato la corona, ne sono davvero molto onorata. Ma io non sono una regina, sono Dora e devo riportare subito i miei gattini a casa. Ma a noi serve una regina! E purtroppo questa regina che abbiamo non ci ascolta mai! Mi dispiace, ma la mia casa è dall'altra parte dello specchio, dove ho la mia famiglia e gli amici che amo. Devo andare subito da loro. Oh. Ma penso che facciate bene a desiderare una regina migliore. Ditemi, vostra maestà, credete di poter cambiare? Essere una regina migliore... Signor Cappellaio, credo che la regina voglia cambiare ed essere una regina migliore. Può aiutarla? Certo, ma le serve un cappello nuovo. Beh, ad esempio può prendere questa. Vi piacerà, maestà. Bene, come vi sentite, vostra maestà? Ah, beh, mi sento... molto meglio, stregatto. Perfetto. Grazie, cappellaio. Ah, coniglio, avrò bisogno anche del tuo prezioso aiuto. Del mio aiuto? Yes, please. Prendi le tue tartine. E adesso offrile a tutti quanti. Sì! Oh, che buone! Oh, buone! Buone! Dora, prendi pure l'ultima tartina, please. Ma, vostra maestà, voi adorate queste tartine. Dovreste prendere voi l'ultima. Ricorda cosa hai detto, Dora. Una regina dovrebbe preoccuparsi più per gli altri che di se stessa, non è giusto? Guardate, la nostra regina è cambiata davvero! Non avevo alcun dubbio. La nuova corona l'ha aiutata. Va bene, vostra maestà, come vuole, prenderò la tartina, ma sarei infinitamente felice se la divideste con me. Beh, una regina deve sempre rendere felici i suoi sudditi. È davvero molto buona. Siamo quasi arrivati. Unicorn, Unicorn, ho bisogno del tuo aiuto, lo scoiattolo è caduto in acqua. Tu vedi lo scoiattolo? Aiuto! Aiuto! Yes, there it is! Abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuti a tirare fuori dall'acqua lo scoiattolo. Penso di avere qualcosa nel mio zainetto. Vuoi dare un'occhiata nel mio zainetto? Devi dire zainetto! Zainetto!
ce l'ho per te. Zainetto, zainetto, sì! Quick, quick! Dora ha bisogno di un salvagente per tirare fuori dall'acqua lo scoiattolo. Il salvagente è rotondo come un cerchio con un buco in mezzo. Dov'è il salvagente? Yes! There it is! L'hai trovato! Sei molto bravo! Gnam 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 gnam! Delicious! Mi serve il tuo aiuto! Quando il salvagente sarà sopra la testa dello scoiattolo, di cadi! Cadi! L'abbiamo preso! Dora, il fiume scorre davvero molto veloce! Unicorn deve dimostrare tutta la sua forza! Io sono fortissimo! Sì, Unicorn! Puoi farcela! Facciamo tutti il tifo per Unicorn! Devi dire, vai Unicorn, vai! Vai Unicorn, vai! Più forte! Vai Unicorn, vai! Sì! Ha salvato lo scoiattolo! Grazie per avermi salvato, grazie, grazie! Oh, wow, un'altra corona, un'altra corona! Guarda, ti sei guadagnato un'altra corona per la tua forza! Unicorn, finalmente a questo punto sei davvero pronto per essere re! Sì, Dora! Sono davvero pronto! Diventerò re! Sì! Diventerai re! Let's go! Dobbiamo raggiungere il castello in modo che Unicorn sia incoronato re! Yes, yes! I miei amici hanno bisogno di me! Nuovo re della foresta incantata! Hip hip hurra! Hip hip hurra! Hip hip hurra! Sì! Abbiamo aiutato Unicorn a raggiungere il castello! Così ha potuto essere incoronato re! È fatta! Grande festa, tutti nella foresta! Vivevamo in piena libertà quando era Unicorn il nostro re. Le api erano libere di cantare, anche cani a volare e tutti pronti ad aiutar. Ehi, questo è un lavoro per me. Beh, entra allora. Oh, grande festa, tutti nella foresta. Vivevamo in piena libertà. Abbati nel buio e poi saltavano, mai nessuno a litigar. Ed anche gli alberi a giocar. Grande festa, tutti nella foresta. Foresta. Vivevamo in piena libertà. Oh sì! In piena libertà. Ma da quando ha cominciato a regnare Gufo nessuno è più felice.
Si è inventato molte regole. Ad esempio? Mai più cantar, solo parlar. Volare no, ma camminar. Per gli elfi case piccole. Mai più cose ridicole. Era splendido, ma adesso no. Il gufo pensa sia logico. È triste la vita così. Con gufo la vita è così. Regnare dovrebbe esserci Unicorn. Come mai invece sta regnando Gufo? Quando Unicorn è partito per andare a salvare Atlantide, ha dato la sua corona a Gufo e gli ha chiesto di occuparsi del regno. Ma poi quando Unicorn è tornato, Gufo non voleva restituire la corona. Così ha teso una trappola a Unicorn. Oh, quel gufo è davvero spregevole! Gufo ha portato Unicorn alla diga della foresta. Ha fatto fare delle crepe ai suoi mini gufi e l'acqua ha cominciato ad uscire dalle fenditure. Così Unicorn ha dovuto usare il suo corno magico per richiuderle. Ma le crepe continuano a formarsi e comincia ad uscire sempre più acqua! Se la diga si romperà, l'intera foresta incantata verrà sommersa da tutta quell'acqua! Quindi adesso Unicorn è intrappolato davanti alla diga e non può andarsene, altrimenti la diga si romperà! E Gufo sta ancora regnando! Questo non è giusto! Oh! Gufo ha incastrato Unicorn! Unicorn è l'unico vero re! È forte, coraggioso, intelligente e gentile. Sì! Dobbiamo andare ad aiutare Unicorn a salvare la foresta incantata. Laggiù nella foresta aiuteremo il re. Coraggiosi in giro come lui davvero non ce n'è. Gentile e intelligente, sempre pronto ad aiutar. Solo il nostro amico Unicorn la foresta può salvar. Quando serve un un potere che ti stupirà. Se il pericolo incombe in un lampo, stanne certo ti proteggerà. Con il nostro amico Unicorn, il nostro friend Unicorn, con il nostro amico Unicorn il mondo splenderà. Unicorn, siamo venuti ad aiutarti. Non posso andarmene o la diga si romperà e tutta la foresta incantata sarà sommersa dall'acqua. Mini gufi, sapete cosa fare? Al lavoro! Wow, hanno fatto altre crepe! Gufo, così sommergerà l'intera foresta incantata! No, lo farete voi se ve ne andate! Adesso io sarò il re per sempre! Elfi, ci serve il vostro aiuto! Qualsiasi cosa siamo qua! Felici di farlo! E lo faremo tutti insieme! All together! Aggiustate questa diga, please! Wow, questa diga è piena di crepe! Diamoci da far! Non c'è molto tempo ormai, pronti a lavorar. Ehi, lasciami, ci penso io. Altre crepe qui, i nostri amici lo vedrai, saranno liberi. Gli elfi hanno aggiustato la diga. E adesso andiamo a dire a tutti gli altri che il re Unicorn è tornato. E poi ho un'altra regola. Gufo, ora devi restituire a Unicorn la sua corona. Chi mi ha parlato? Sono stata io. È Dora. E guarda, ha salvato Re Unicorn. Che cosa pensi di fare ora? Ci sono. Ho una nuova regola. Nessun unicorno può entrare nella foresta. E neanche le bambine. E neppure le scimmie. Questa foresta dovrebbe essere per tutti. Mi dispiace, queste sono le regole. E
vi sembra giusto che gli elfi non possano entrare nella foresta? No! E vi sembra giusto che gli spaventapasseri e i corvi non possano entrare nella foresta? No! E vi sembra giusto che le fate non possano entrare nella foresta? No! E gli scoiattoli? È decisamente ingiusto che gli scoiattoli non possano entrare nella foresta! Non hanno fatto niente di male, né sono stati meschini o cattivi. Vogliono solo essere trattati con giustizia. Re Unicorn è sempre stato giusto con loro. Lui è gentile, intelligente, coraggioso e forte. Quindi si merita di essere il re. Re Unicorn! King Unicorn! Gufo se ne deve andare via! Nessun gufo può entrare nella foresta incantata! È una nuova regola! No! Ricordatevi, la foresta incantata è per tutti! Gufo, tu sei molto intelligente, ma devi imparare ad andare d'accordo con gli altri e soprattutto a trattarli con giustizia. Vostra Maestà, per favore perdonatemi. Voi siete gentile, intelligente, coraggioso e forte! Meritate voi di essere un re! Questa corona appartiene solo a voi. Devo prendere il tuo libro delle regole, Gufo. E adesso che sono tornato, voglio che tu faccia una cosa per tutte le creature della foresta. Sì, Vostra Maestà? Devi diffondere la notizia a tutta la foresta incantata. Stiamo per dare la più grande festa di tutti i tempi. Oh, certo, Vostra Maestà, certo che lo farò! Sì! Unicorn è di nuovo re! Lunga vita al re Unicorn! Abbiamo di nuovo la nostra foresta incantata! Fantastico! Fantastico! Le nostre torri cielo toccheranno, wow! I cagnolini voleranno! C'è solo libertà qua giù! Il benvenuto qui sei tu, sì! Grande festa! Tutti nella foresta! Che foresta! Ora siamo pieni di libertà! Esatto! Bellissima! Bellissima! Thanks for helping me. Voi sarete sempre i benvenuti nella foresta incantata. Thank you, Unicorn. Grazie, Vostra Maestà. Però dovete promettere di venire a trovarci presto. Certamente. Ecco laggiù la cima di Atlantide. Come faremo ad arrivare lì, Dora? Ah, hop on. Il Re Drago sta dicendo che ci darà un passaggio. Ma Unicorn come farà? Don't worry, Boots. Il mio corno farà una magia e mi aiuterà a volare con voi. Dobbiamo battere tutti insieme i piedi con Unicorn per far realizzare la magia. Batti i piedi! Batti, batti, batti! Batti, batti. Batti. Sta funzionando! Batti, 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 batti! Wow! Fantastico! Andiamo a mostrare alla Fenice che il Re Unicorn e il Re Drago sono diventati buoni amici. Così potrà far riemergere Atlantide. E la cucciola di Drago potrà vedere la sua mamma. Mami, ma le mie Atlantide si trova qui, sott'acqua. Oh, ma il sole sta tramontando. Non abbiamo molto tempo. Prima che il sole tramonti, dobbiamo riuscire a dimostrare alla Fenice Dorata che Unicorn e il Re Drago sono diventati buoni amici. Come possiamo dimostrarglielo, Dora? Possono abbracciarsi. Unicorn! Dragon! You must hug! Abbracciarci. Ah! Must we hug? Perché non si abbracciano, Dora? Penso che Unicorn e Drago siano stati distanti per così tanto tempo che è difficile per loro abbracciarsi.
Ma è l'unico modo in cui possono ritornare nelle loro case. E se gli dessimo noi l'esempio? Questa è un'idea fantastica, Dora. Dobbiamo abbracciarci tutti quanti. Mettiti le braccia intorno al corpo e poi... Abbraccia, abbraccia, abbraccia! Abbraccia, abbraccia ancora. Abbraccia, abbraccia, abbraccia! Abbraccia, abbraccia. Abbraccia. Il sole sta per tramontare. Abbraccia! Dora, si sono abbracciati! Spero tanto che la Fenice li abbia visti. Guardate! Quella è la Fenice! Sì! Wow! Incredibile! Guardate, sta facendo riemergere Atlantide! Atlantis! Atlantide! È davvero bellissima! Guardate, gli unicorni stanno tornando! E anche tutti i draghi! Mami! Penso proprio che quella lì sia mamma drago! My baby, quasi nacqua! Mami, mami! Dobbiamo aiutare la cucciola di drago a chiamare la sua mamma! Chiamala con noi! Diciamo... Mommy Dragon! Mommy Dragon! Di nuovo? Mommy Dragon! My baby! Mommy! Oh. Re Unicorn e il Re Drago hanno fatto riemergere Atlantide! E abbiamo aiutato la cucciola di drago a ritrovare la sua mamma! Andiamo, ragazzi! Corriamo in quel negozio! Sai cosa andiamo a far? La bacchetta noi! Dobbiamo sistemare! Perché se verrà aggiustata. È facile intuir che per le sue magie più non potrà stupir. Guarda, quel coniglietto è un po' affamato. Scommetto che vuole un bel gelato. Abracadabra cono! Quello è un cono? No, quello è un telefono. Bacchetta, ma non è quello che io ti ho chiesto. Diciamolo più forte, insieme. Abracadabra cono. Abracadabra cono. Ha il suo cono gelato. Ehi, quegli uccelli vorrebbero cosa? Secondo me soltanto una casa. Abracadabra casa. Quella è una casa? No, quello è un pettine. Forse anche questa volta è il caso di dirlo più forte. Insieme! Abracadabra casa! Abracadabra casa! Sì, sei bravissimo a fare le magie. Corriamo in quel negozio. Sai cosa andiamo a far? La bacchetta noi dobbiamo sistemare. Perché se non verrà aggiustata è facile intuir che per le sue magie più non potrà stupir. Siamo arrivati al negozio delle bacchette. Ma qui non c'è nessun negoziante. È tuo il negozio delle bacchette, Merlin? Ah, sì, benvenuti, amici miei. La mia bacchetta magica si è rotta. Puoi aggiustarla? Io sono in grado di fare moltissime cose. Molti trucchi magici so fare e anche le frittelle cucinare. I bottoni attaccare, gli aerei far volare e soprattutto le bacchette so aggiustare.
Se la bacchetta devo in fretta aggiustare per poterla poi tu riutilizzare, c'è una parola magica speciale da ricordare. Fix yourself, bisogna sempre pronunciare. Oh, è una parola magica davvero speciale. Ce la possiamo fare. In italiano si dice aggiustati. In inglese invece si dice fix yourself. Tu sai dire fix yourself? Fantastico! Ripeti ancora, fix yourself! Fix yourself! Più forte, fix yourself! Ehi, ha funzionato, ha funzionato! Mi hai aiutato ad aggiustare la bacchetta! Adesso dobbiamo subito tornare da Boots, così potrò trasformarlo di nuovo in una scimmia! Grazie tante, Merlin! E ora si torna a casa! Il grande pollo rosso sta per starnutire un'altra volta. Oh, non vorrai che rompa di nuovo la sua bacchetta magica. Grande pollo rosso, metti subito la mano così, davanti alla bocca. Sei stato bravo, grande pollo rosso. Sei riuscito a contenere i danni dello starnuto. Torniamo veloci dal nostro Boots. Dora, grande pollo rosso, siete tornati, great! Presto, adesso ci serve il tuo aiuto per trasformare di nuovo Boots in una scimmia. Allunga la mano davanti a te e agita la bacchetta magica. Agitala bene e di... Abracadabra! Abracadabra! Sì! Ha funzionato! Ha funzionato! Papà! Sono di nuovo una scimmia! Sono di nuovo una scimmia! Io adoro essere una scimmia! It's fantastic! Sono felice, Boots! Guarda laggiù, Dora! Quei troll stanno giocando a pallone! E sono davvero molto bravi! Sì, sono davvero bravi, Boots! Veloce devi muoverti e bene devi giocare! 3 gol devi segnare prima di poterci oltrepassare! Kick the ball! Kick the ball! Che cosa stanno dicendo, Dora? I troll vogliono che io calci il pallone da calcio! Posso aiutarti, Dora? Sì, puoi aiutarmi. E anche tu puoi aiutarmi. Quando la porta è libera, dimmi di calciare il pallone. In italiano si dice calcia il pallone. In inglese, invece, bisogna dire kick the ball. Coraggio, tu riesci a dire kick the ball? Fantastico. Allora ripeti insieme a me. Kick the ball! Guarda, il portiere si sta prendendo un cono gelato. Diciamo tutti quanti, kick the ball! Kick the ball! Goal! Ci servono altri 2 gol, Dora. Oh, ciao, non posso parlare adesso. Adesso il portiere sta parlando al telefono. Dai, diciamo tutti quanti, kick the ball! Kick the ball! Gol! Adesso ci serve un altro gol, Dora. Guarda, il portiere sta giocando con quel cane. Gli sta lanciando un osso. Che cosa dobbiamo dire? Esatto! Kick the ball! Gol! Sei bravissimo a parlare inglese! Sono felice di dire che hai calciato il pallone e 3 gol sei riuscito a segnare. Giocare a pallone ti mantiene in forma, quindi oggi la nostra porta puoi oltrepassare. Siamo fortunati che tu giochi a pallone, Dora? Sì, Boots. Mi piace molto giocare a pallone. Andiamo! Signor Troll, ti chiedo...
tiriamo noi fuori da quella buca. Oh, grazie, ma... Ehi, sei davvero incastrato bene in questa buca, signor Troll? Questa qui è una buca magica. Bisogna pronunciare una frase speciale per spezzare l'incantesimo in modo che io possa uscire. E qual è la frase, signor Troll? Non conosco la frase. È nel mio libro magico, ma non riesco più a trovarlo. Perché non riesci a trovare il tuo libro? Perché sono incastrato in questa buca, scimmia! Oh, capisco! Ma io non vedo il tuo libro, signor Troll. Tu riesci a vedere il libro? Eh sì, eccolo lì! Lo prendo io! Ecco il tuo libro, signor Troll. Grazie! Libro, libro magico! Devo riuscire a capire la frase magica, così dalla buca posso uscire! Guardate, il libro ci sta mostrando la frase magica! Pomodori e formaggio, patate e api devi unire! Se dalla buca vuoi uscire, per favore devi dire... Per favore! Un'altra volta! E ancora più forte! Pomodori e formaggio, patate e api devi unire! Se dalla buca vuoi uscire, per favore devi dire... Per favore! Riusciti a spezzare l'incantesimo! Sei stato davvero bravissimo! E guarda! Siamo tornati al ponte del vecchio troll! Il troll è tornato! Stai bene, signor troll? Siamo contenti di vederti! Sì, sto bene! Grazie, ragazzi! Ti piacerebbe attraversare il mio ponte e andare al parco giochi? Beh, andiamo! Sì! 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 Let's go, let's go! Sì! Al parco giochi! Il castello! Mi diverto tantissimo! Sullo scivolo adoro andare! Sono fuori dalla buca e per questo te devo ringraziare! Grazie per avermi salvato! Oh! The Princess! Fatina delle nevi! Sapevo che saresti venuta! E ho portato degli amici! Adesso dobbiamo salvarla! Ma il ponte levatoio è alzato! Guarda, c'è una leva! Forse con quella si abbassa il ponte. Proverò a raggiungerla volando, ma continuo a sciogliermi e non sono certa di riuscire a farcela. Oh oh! Sta cadendo giù! Cosa c'è sotto la fatina delle nevi? Dei coccodrilli! Alla fatina delle nevi serve il tuo aiuto per raggiungere la leva. Possiamo aiutarla a sbattere le ali. È una buona idea, Boots! Possiamo sbattere tutte le ali per aiutarla a volare! Allarghiamo le braccia di lato e... Sbattiamo, sbattiamo, sbattiamo! Sbattiamo, 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 sbattiamo! Ci sono quasi! Sono arrivata! Grazie per avermi aiutato! Fatina delle nevi! Sì! Stiamo arrivando! Principessa delle nevi! Oh, mi sei mancata! Loro sono i miei amici, Dora e Boots! Siamo qui per salvarti, così potrai di nuovo sorridere nel cristallo e salvare la foresta! Ma non posso, Fatina delle Nevi! Sì che puoi! Tu sei la principessa delle nevi! La strega mi ha fatto un incantesimo! Non posso più sorridere! Ma tu devi farlo! Devi farlo! Se non lo farai, tutta la neve della foresta scomparirà per sempre! Oh, come faremo? Come faremo? Wow, assomiglia a te, Dora!
principessa delle nevi, forse ti posso aiutare io. E come, Dora? Possiamo scambiarci i vestiti. La strega penserà che io sono te e a quel punto mi mostrerà il cristallo. Così tu potresti sorriderci dentro e riuscire a far nevicare. Dora, la tua idea è fantastica! Ma io non sono una principessa delle nevi. Forse il cristallo non funzionerà con me. Dora, il cristallo non ha funzionato perché sono una principessa. Ha funzionato perché lei è stata coraggiosa, è gentile e aiuta gli amici. Come te, Dora, come te. Oh oh, ecco che arriva la strega. Non abbiamo tempo per scambiarci i vestiti. Ci penserò io. Wow! Noi ci nasconderemo dietro la porta. Buona fortuna! Quindi, Princess delle Nevi, la tua foresta innevata è quasi scomparsa del tutto. E questa volta non tornerà mai più la neve, perché adesso ho io il cristallo magico. E tu non puoi più sorridere! Oh, sì che posso! Wait, but... l'incantesimo! Tu non sei la principessa delle nevi! No! Infatti io mi chiamo Dora! Ora sorridi con me per infrangere l'incantesimo! Sorridi! Sicuro! Tu hai infranto il mio incantesimo! Oh no! Devo allontanarmi subito dalla neve! La mia bacchetta magica è rotta ormai! I miei poteri se ne sono andati! Sì! Adesso ho capito perché odiava così tanto la neve. Non ci darà più fastidio d'ora in poi. Corriamo a dare aiuto a chi bisogno ne ha. Se arrivano avversari, tu sai chi li fermerà. Sprezzanti del pericolo, non ci buttiamo giù. Adesso dai, non tentennare, unisciti anche tu. Quei cuccioli sono in pericolo, stanno fuggendo a gambe levate. Chi sta inseguendo gli animali del re? Un drago! Un drago! Quando incontriamo un avversario dobbiamo dire: fermo, sono un cavaliere! Coraggio, dillo insieme a noi! Fermo, sono un cavaliere! Forza, dillo più forte! Fermo, sono un cavaliere! Sì! Cavalieri! Sempre più! Se vuoi in questa avventura ci aiuterai anche tu! Oh! Oh oh! Swiper! Eh? È una volpe ed è soprattutto un ladruncolo! Tenta sempre di rubare le nostre cose! Tu per caso vedi Swiper? È un gigante! Esatto, sono un gigante! Stay calm, ronzinante! Non è un vero gigante! È Swiper la volpe ed è sui trampoli! No, io sono un gigante! Swiper! Swiper! Dov'è finito Dora? Se vedi Swiper... di Swiper! Sì, ecco Swiper! Oh no, vuole rubare i miei libri! Non preoccuparti, noi sappiamo come fermare Swiper! Dobbiamo dire Swiper non rubare! Ripeti insieme a noi! Swiper non rubare! Swiper non rubare! Swiper non rubare! Accidenti!
Volevo proprio un vostro libro. Ronzinante, non possiamo... Volpe! Sì? Non puoi essere così malvagio se ti piace leggere. Prego, scegli un libro. Grazie, grazie! Penso proprio che prenderò quello... sui cuccioli! Ti auguro una buona lettura! Ti ringrazio moltissimo! Ci vediamo, Swiper! Che carini i cuccioli! I miei libri! Ci ha lanciato contro un incantesimo! E adesso volano verso di lui! Ora tutti i libri del reame appartengono a me. E senza libri, la nobile foresta scomparirà! Mi chiedo che cosa volesse dire. La nobile foresta scomparirà. Credo proprio di saperlo. La foresta è scomparsa. Oh, look! Purtroppo senza libri, la nobile foresta è invisibile. Ma è una cosa terribile! Questo significa che non potremo più ascoltare le storie, Dora. Oh, Butch, potremo sempre ascoltare le storie. Possono portarci via tutti i libri, ma continueremo a inventarci le storie. Oh, ma certo! Che cosa c'è, Dora? Possiamo raccontare la nostra storia e scrivere il nostro libro. Se la foresta è scomparsa quando Malambruno ci ha portato via i libri, scommetto che riapparirà se ne scriveremo uno nuovo. Ci servirà anche il tuo aiuto. Dobbiamo cercare nello zainetto delle cose che ci serviranno per scrivere un libro. Devi dire zainetto. Di zainetto, di zainetto. Zainetto! Zainetto! Sì! Fast! Dora ha bisogno di alcune cose indispensabili per scrivere un libro. Le serve un foglio di carta? Sì! Le serve una matita per scrivere un libro? Sì, certo! Le serve un sottaceto per scrivere un libro? No, che sciocco che sono! E le servono dei pastelli colorati per illustrare il libro? Yes! Penso che sia tutto quello di cui ha bisogno. Excellent! Gnam 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 gnam! Delicious! Adesso scriviamo un libro, così riapparirà la foresta. Ma come possiamo fare a scrivere un libro, mio saggio e nobile cavaliere? How? Possiamo raccontare la nostra storia delle avventure di oggi. Io scriverò e il mio amico Butch disegnerà le figure. Possiamo cominciare da quando abbiamo giocato con i nostri amici Tico, Benny e Isa. Stavamo giocando ai cavalieri. Esatto, buona memoria, Butch. Oh, che bel disegno. Grazie. E poi qualcuno ci è corso incontro. Ti ricordi chi era? Esatto, il cavallo Ronzinante. E ci ha detto che dovevamo salvare Don Chisciotte. Così abbiamo consultato la mappa che ci ha indicato la strada per raggiungere la grotta. E chi abbiamo incontrato all'interno della grotta? Il ragno! E tutti insieme gli abbiamo insegnato a ballare. Eccellente, amico mio! Poi siamo andati ai mulini a vento. Mamma Lambruno li ha animati. E in che modo siamo riusciti a superarli? Esatto! Abbiamo... soffiato! Sei proprio bravo a ricordare le cose. Very good! Poi siamo andati alla nobile foresta, ma era bloccata da... esatto! Un cancello! Con un lucchetto! Poi è arrivato Malambruno e ci ha preso tutti i libri. E la nobile foresta è scomparsa.
Ma poi tutti insieme abbiamo ricordato e raccontato la nostra avventura di oggi e... Hai scritto un libro, Cavaliere Dora! L'abbiamo fatto insieme, Ronzinante! Siamo stati bravi, non è vero? Già! Very good! Sei proprio bravo a scrivere storie! Wonderful! Yuhu! Evviva! Allora dimmi, è tornata la foresta? Sì, sì, sì! Yuhu! Ehi, guarda, Dora! C'è Giovannino! Look, anche la pianta di fagioli gigante ha qualcosa che non va! È vero, Dora. Metà dei gradini si sono staccati. E adesso non posso più arrampicarmi sulla pianta di fagioli. Anche noi dobbiamo andare lassù, Giovannino. Dobbiamo aggiustare la bacchetta magica della fata madrina, vero, Dora? Esatto! Che cosa facciamo, Dora? Che cosa facciamo? Guarda, Boots, credo che dovremmo mettere i gradini a posto nel giusto ordine. Possiamo farcela, possiamo farcela! Aggiusteremo la pianta di fagioli con il mio cacciavite! Ops! Questo non è quello giusto! Mi raccomando, Boots, dobbiamo rimetterli a posto nel giusto ordine numerico! Oh, è vero, è vero! Alla pianta di fagioli manca il primo numero. Che numero ci va lì? Uno! Giusto! Conta insieme a noi. Uno, due. Che numero va dopo il due? Il tre, giusto! Ma dov'è il tre? Yes, it's over there! Adesso ci sono... Uno, due, tre, quattro. Che numero va dopo il quattro? 5, esatto! Dov'è il 5? Lì! Very good! 1, 2, 3, 4, 5, 6! And here? Che numero va qui? Il 7, giusto! Eccolo qui! La pianta è di nuovo tutta al completo! Salite! Salite! Sì! Siamo saliti sul fagiolo magico! Thank you for your help! Sei bravissimo con i numeri! Sì, grazie per l'aiuto! Buona fortuna! Forte! Su queste nuvole si rimbalza un sacco! È vero, Boots! Rimbalzando sulle nuvole arriveremo in fretta alla grotta più alta! Let's go! Ehi! Ora dobbiamo saltare più in alto! Adesso ci servirà il tuo aiuto per rimbalzare sulle nuvole! Salta con noi! Salta! 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 Sta funzionando! Più veloce! Salta, 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 salta! Grazie per averci aiutato a rimbalzare! Cara fata madrina, abbiamo trovato l'altra metà della bacchetta! Metà della mia bacchetta magica! Grazie! Ho cercato questa bacchetta proprio dappertutto! Ho provato anche a recuperare l'altra metà, ma non riesco a raggiungerla! Non ci riesco! Puoi contare su di noi, fata madrina! Sì, ho l'attrezzo giusto qui! La tirerò fuori con l'aiuto del mio braccio meccanico! Boots ha bisogno del tuo aiuto per guardare dentro la grotta! È questa la bacchetta? No! È questa la bacchetta? No! Che cos'è? Una rana! Continuiamo a cercare! È questa la bacchetta? Yes, very good! Boots l'ha presa! Piano, Boots, piano! Adesso riparerò la bacchetta con del nastro adesivo! Sì, abbiamo aggiustato la bacchetta! Adesso cerchiamo di salvare il cagnolino! Agita la bacchetta con me per liberare il mio cucciolo! Metti la mano davanti a te e agita la bacchetta! Agita la bacchetta e canta... Desiderio! Desiderio!
forte. Desiderio. Oh, il cagnolino è così contento. Adesso è giunto il momento di esprimere il tuo desiderio, cucciolo. Guarda, il cagnolino sta esprimendo il suo desiderio. Qual è il desiderio del cagnolino? Giusto, una macchina. Desiderio.